Il progetto della comunità partecipativa è nato sicuramente con un intento didattico, perché volevamo spiegare il problema dell'inquinamento luminoso, ma volevamo anche coinvolgere attivamente le persone che non hanno una capacità, una conoscenza tecnica o scientifica particolare in un progetto di monitoraggio ambientale, che è quello appunto della raccolta di dati sulla qualità del cielo notturno. Questo è stato possibile grazie all'utilizzo dello Sky Quality Meter, che è uno strumento relativamente economico e semplice da usare, e quindi è possibile dare in mano a persone che non hanno un background tecnico e scientifico particolare. Il progetto di bibliometria partecipativa nasce quindi anche nel nome molto divulgativo. Buiometria è un termine che abbiamo inventato noi, che rimanda in qualche modo alla misura del buio, partecipativa appunto perché vuole coinvolgere le persone attivamente nella lotta e nel tentativo di risolvere un certo problema. Che cosa facciamo esattamente? Il progetto ha 9 strumenti a disposizione che mandiamo per posta a chi ce li richiede e insieme a delle istruzioni ben precise facciamo raccogliere delle misure di cielo notturno, quindi delle misure di brillanza del cielo, che le persone poi inseriscono nel sito internet attraverso una form online che abbiamo realizzato, e queste misure vanno a comporre una mappa che si aggiorna ogni volta appunto che viene inserita una nuova misura. Questa è la parte, diciamo, operativa del progetto. La parte più didattica è quella in cui realizziamo degli incontri pubblici, ad esempio con scuola o con la cittadinanza, e durante questi incontri spieghiamo che cos'è l'inquinamento luminoso, ci avvaliamo di materiali didattici che abbiamo realizzato, quindi ad esempio filmati, video, test. Oppure abbiamo un modellino in legno con dei lampioni funzionanti che utilizziamo per spiegare quali sono i danni che può creare l'inquinamento luminoso in un ambiente urbano e come si può combattere l'inquinamento luminoso semplicemente schermando la luce che andrebbe verso l'alto. Se da una parte per noi l'aspetto didattico è molto importante, lo è anche quello tecnico-scientifico, essendo noi comunque ingegneri ambientali. Per questo teniamo molto alla qualità dei dati e validiamo tutti i dati in ingresso. Ad esempio abbiamo realizzato un sistema che ci permette una intercalibrazione degli strumenti, ovvero ci permette di controllare che gli strumenti non siano starati, e ci ha permesso anche di allineare, quindi di eliminare o comunque ridurre al minimo le differenze che esistono fra le due tipologie principali di strumenti. L'altro aspetto scientifico molto importante che stiamo curando in questi mesi è quello della raccolta di dati SQM da centraline fisse, cioè da centraline che lavorano in continuo. Per questo abbiamo realizzato un software che integra i dati delle centraline a dati di centraline meteo. Abbiamo realizzato diversi prototipi di box esterni per il contenimento dell'SQM. Questo è l'ultimo modello, diciamo, che abbiamo realizzato. E in quest'ambito, insieme ad altre associazioni nazionali, in primis Veneto Stellato, abbiamo proposto e stiamo realizzando un coordinamento italiano per la raccolta di dati sull'inquinamento luminoso. Il coordinamento, che è raggiungibile attraverso il suo sito internet www.coordilit.org, ha proprio il ruolo di interconnessione, di interfaccia fra chi produce i dati e chi eventualmente li deve utilizzare a scopi scientifici o di ricerca. Per finire volevo in qualche modo rivolgere un appello, comunque coinvolgere gli astrofili in questo tipo di progetti, in quanto sicuramente gli astrofili hanno le capacità e le conoscenze tecniche e gli strumenti per realizzare delle misure sulla qualità del cielo notturno, hanno fra i loro luoghi di attività notturna hanno dei luoghi che hanno dei cieli di qualità sicuramente migliore rispetto alle aree urbane circostanti e si recano in questi luoghi in tempi diversi, in stagioni diverse.
Quindi, se sempre un maggior numero di astrofili partecipasse a questo tipo di progetti, la buiometria, ma anche altri progetti simili, avrebbero modo, sicuramente hanno modo di raccogliere e condividere dei dati che sono molto preziosi per la ricerca e per l'analisi e per la valutazione dello sviluppo di questo fenomeno che è molto caro sicuramente a questa categoria. Per ora un saluto, vi ringrazio e alla prossima!